Grazie Presidente. Il problema è che alla fine poi mi costringono a fare sempre gli stessi discorsi. Allora, diciamo che i fenomeni vanno analizzati nel loro complesso e non singolarmente e puntualmente, sì, chiedo scusa, e non singolarmente e puntualmente sul singolo, sulla singola istanza. Allora, il sistema di finanziamento di Roma Capitale comprende ovviamente tutta una serie di interventi che fanno sì che le casse dell'ente abbiano le disponibilità necessarie per fare una serie di cose. Allora, vede Presidente, se noi non avessimo tutto quello che ci hanno lasciato, e sono costretto per l'ennesima volta a dirlo, forse sti 110 milioni potremmo pure pensare di andarli a prendere altrove. Peccato che quando ci alziamo il 1° gennaio di ogni anno noi dobbiamo mettere da parte 200 milioni per pagare la gestione commissariale. Peccato che una volta che è stato fatto commissariato il Comune di Roma sul debito pregresso, l'amministrazione alemanna ha fatto altri 850 milioni di debito in 5 anni. E devo dire sempre le stesse cose. Peccato che per fare le cose che hanno detto hanno fatto centinaia di milioni di debiti fuori bilancio. E allora mi costringete a dire sempre le stesse cose e adesso vogliamo andare a abbassare 4 soldi di tasse a chi ha le seconde case e i castelli. Basta!